Stiamo leggendo il libro dell'Apocalisse che ci accompagna in questa conclusione di anno liturgico. E le grandi visioni di Giovanni, i grandi sconvolgimenti del mondo, oggi lasciano lo spazio a un piccolo inserto dove a Giovanni viene consegnato un piccolo libro, un libricino. L'angelo che sta in piedi come segno di trionfo sulla terra e sul mare, ecco, gli chiede di prendere questo libro che è aperto. Non è il grande libro dei sette sigilli, è un altro libricino, sono i Vangeli. Infatti sappiamo che quelle poche pagine possono essere contenute, lo vediamo anche in piccoli libricini. È un libro aperto, non è riservato a specialisti, non è complicato, non è misterico, ma è per tutti. È un piccolo libro. È un Vangelo che però ci fa capire una cosa incomprensibile, la nostra stessa vita. Anche noi facciamo fatica a capirci, capire chi siamo, dove andiamo, che cos'è il dolore, che cos'è la morte. Il Vangelo spiega ciò che in qualche modo è contraddittorio e illogico agli occhi del mondo per raggiungere quello che tutti noi desideriamo. Pace, felicità, amore. Questo piccolo libro viene indicato come un'esperienza bella, dolce, al mangiarlo, al palato, perché il Vangelo è effettivamente una cosa bella, ci racconta di Dio, ci racconta di un Dio che ci ama, che siamo al centro dei Suoi pensieri, che è venuto tra di noi. È dolce, è dolcezza la parola di Dio. Certo, dobbiamo fare attenti però che questa dolcezza non venga confusa come un libro di massime eterne, di aforismi, dove ci sono delle belle frasette che ogni tanto leggiamo per riempire il nostro cuore. Non serve a questo il Vangelo. Infatti, nella visione, questo libro deve essere mangiato, deve essere digerito, bisogna nutrirsene. Questa parola, cioè, è una parola per me, è una parola che deve riguardare la mia vita. E allora sì che potremmo dire il Vangelo perde quella che è la sua poesia e diventa anche un'esperienza dura e amara da vivere. Ma non dobbiamo nascondercelo, il Vangelo è difficile da vivere. Quando leggiamo che il Signore ci chiede di perdonare 70 volte 7, quando ci chiede di dare la vita per gli altri, quando ci chiede addirittura di amare i nemici. Allora certo, è molto più comodo far finta di non ascoltare la parola, di non vedere il libro aperto, questo piccolo libro aperto che ci è teso. Non siamo spettatori del Vangelo, siamo chiamati a viverlo. E forse proprio la fatica di viverlo rende la nostra vita autentica, ci rende in qualche modo in grado di poterlo annunciare con la nostra debolezza, con le nostre fatiche. La cosa sorprendente però è che questo Vangelo è possibile viverlo perché ci racconta la vita stessa di Gesù, o meglio, è Gesù stesso che è il Vangelo, è Gesù stesso che ci aiuta a viverlo ogni giorno. È la sua parola, certo, ma è l'incontro con Lui, questo piccolo libro, questa lettera di amore di Dio. E allora il Vangelo non diventa soltanto un'esperienza amara, ma ritorna a riempire di dolcezza la nostra vita. Certo, questa parola d'amore ci lascia liberi e non ci obbliga a nulla. È un piccolo libro, ma nel contesto dell'Apocalisse ci dice che è una vera potenza, perché ha il potere di cambiare la nostra vita e attraverso la nostra vita, attraverso la Chiesa, il mondo intero, per la forza e la potenza della parola di Dio. A noi la scelta allora di leggerlo, ma soprattutto di viverlo. E per Francesco allora questa è la nostra regola, questo piccolo libro, la nostra pace, la nostra gioia, tutta la nostra vita.